male e basta, quando prima magari si trattava. Pronto? È andata via la linea, adesso cerchiamo di ristabilirla. Ecco, allora abbiamo ristabilito la linea con Ivan Cadaremigis, edicolante di Brescia, che ci stava appunto parlando di questo problema del pagamento unificato dell'estratto conto e soprattutto del muro che molti edicolanti si sono trovati davanti. Non so, Ivanka, avete fatto una petizione, qualche cosa che Ma serve? noi ci siamo affidati al nostro sindacato, speriamo che possa veramente trattare, cioè l'impressione è che non si possa trattare nulla. Questo ci spaventa ancora di più, perché se non possiamo trattare niente, non possiamo sedirci a contrattare perché hanno deciso così e così sarà. Insomma, magari non è proprio così facile, non ci stanno agevolando per nulla. Certo. C'è il fatto che vogliono fa pagare la fatturazione, fare una fatturazione unica, ma se sì, fate una fatturazione unica, dove è il problema? Dateci però l'agio, dateci respiro. Le attività, soprattutto le edicole, sono in grave difficoltà e tante di queste edicole sorreggono famiglie. Certo. Senti, Proviamo a sempre non avere più, non lo so, ci siamo affidati al sindacato, io spero, speriamo tutti che si possa fare qualcosa. vedremo su questo Trattiamo. se Spini ci può dare qualche segnale, insomma, capire un po' come sta andando e quali sono le prospettive. Sempre per rimanere in tema di distributori, Ivanka, come sta andando con l'articolo 8? Perché questo è un altro elemento che sicuramente crea elementi di tensione nel confronto quotidiano con i distributori. Sì, sicuramente, ma siamo sempre in conflitto, siamo sempre in difficoltà, siamo costantemente in difficoltà. È una gestione molto complicata, molto difficile. Io Certo. credo che, non lo so, ci rappresentano altre province più in difficoltà, ma sinceramente mi dispiace, però io conosco le mie difficoltà, le nostre difficoltà. Non riusciamo, facciamo molta fatica a controllare quello che paghiamo, ma potrei farle un esempio. Io domani ricevo una fattura dove non ho neanche i riscontri resa, cioè io pago prima di sapere che cosa sto pagando e se la distribuzione ha fatto correttamente i conti. Prima pago e poi do le mie dimostranze e forse verranno prese in considerazione. Certo, così diventa una tribolazione continua, è impossibile riuscire. Ma è molto difficile anche il rapporto con la distribuzione perché c'è molta diffidenza sia da parte degli edicolanti che della distribuzione. E questo ci crea malumore, lavoriamo male, già è difficile economicamente. Lavorare così è assurdo, siamo sempre preoccupatissimi. Io sono molto, molto spaventata perché mi dà l'impressione che abbiano in mano tutta la distribuzione adesso, senza poter mediare, senza poter far sentire la tua ragione. Dobbiamo soccombere, non c'è, non, hanno deciso così, punto, basta. Immagino che anche in questo Intanto paghiamo caso, così. ci sia un call center fantasma. Sì, non lo so, io sono amareggiata, molto amareggiata, non abbiamo possibilità di mediazione, questa è la cosa peggiore, non è solo il problema, non è solo, ok, hanno deciso così, mediamo, sediamoci, trattiamo, vediamo cosa possiamo, non si può fare nulla,
ci viene comunicato una settimana prima e la settimana dopo, 10 giorni dopo, tu paghi già così. Bene, allora Ivanka, noi ti ringraziamo di questa testimonianza, torneremo ad occuparcene e come radio ci prendiamo la responsabilità magari di sentire su questo che cosa dice Spini. Io spero, spero, perché l'unico nostro punto di riferimento è il sindacato, perché non possiamo andare noi singolarmente. Cioè, mi auguro che si faccia carico veramente di questa cosa che è pesante. La paura di avere solo un referente. Certo. È molto problematico. Grazie mille a voi. A te, buon proseguimento e a risentirci a presto. Grazie. Ciao, ciao Ivanka, buon lavoro.
Allora, riapriamo le nostre comunicazioni, i nostri microfoni. Siamo in collegamento con un edicolante di Nola, Matteo, che salutiamo. Buongiorno, Matteo. Sì, buongiorno. Allora, continuiamo quindi in questa attività proprio di inchiesta, di indagine, cercando di coinvolgere la rete degli edicolanti sui fatti di cronaca più importanti. In questo caso si parla della situazione paradossale che c'è stata all'ospedale di Nola, dove alcuni pazienti sono stati fotografati distesi per terra perché non c'era il posto lettiga, nemmeno più, voglio dire, il posto lettiga, visto che il posto letto è addirittura una situazione quasi inimmaginabile per il sistema sanitario nazionale e per gli ospedali. Sicuramente sovraffollamento, però c'è da dire anche disorganizzazione. Allora, noi abbiamo cercato di mettere in campo quello che abbiamo, cioè la rete degli edicolanti italiani, che lo ricordiamo sono comunque 28.000. Radio Rete Edicole, lo dico per Matteo che non ci conosce, quindi ci presentiamo, è una radio web nata da più di un anno, che cerca un po' di trasformare questa rete degli edicolanti potenziale in una rete effettiva, in grado di parlare dei problemi sindacali degli edicolanti, ma anche di quello che avviene nei vari territori. Questa ci è sembrata un'occasione ghiotta per poter parlare dal vivo, anzi per far parlare gli edicolanti di che cosa avviene nei territori, in questo caso appunto il territorio di Nola. Allora, Matteo, tu hai in qualche modo capito che cosa è successo all'ospedale di Nola, considerando appunto che sei a contatto con i cittadini tutti i giorni? A te la parola. Certo, io sappiamo della abbiamo avuto notizie da tutti i quotidiani delle difficoltà che sono state che si sono verificate nell'ospedale di Nola, però per quello che dicono appunto i clienti che da stamattina diciamo vengono in edicola, nessuno è contro i medici dell'ospedale, certo, di Nola. Diciamo che almeno le opinioni raccolte da stamattina sono quelle di essere contro un po' all'amministrazione, agli amministratori regionali, in questo caso il presidente De Luca, perché se prima tolgono i fondi per la sanità, poi non possono pretendere che i medici siano responsabili di quello che poi dei servizi che poi vengono che si creano nell'ospedale. E poi se un malato arriva all'interno dell'ospedale non è che possono mandarlo via, e quindi è un po' questa la situazione. E quindi almeno la mia opinione, che concorda con quello che è stata da stamattina quella dei clienti, è questa, che seppure conoscendo l'ospedale di Nola, pure se ci fossero più barelle all'interno del pronto soccorso, ma in ogni caso personale infermieristico e medico comunque è ridotto, e quindi sempre a causa della mancanza di fondi che la regione Campania appunto non dà agli ospedali che sta continuamente tagliando. Quindi nessuno credo che si senta, almeno noi che viviamo il territorio, si può può prendersela con appunto i medici dell'ospedale di Nola. Probabilmente responsabili sono proprio chi taglia i fondi alla sanità e l'amministrazione centrale dell'ASL Napoli 3 Sud, che non ripartisce bene i fondi. Cioè, Matteo, ci stai dicendo che comunque all'ospedale di Nola fanno quello che possono, e questa è un po' l'opinione? Assolutamente sì. Il pronto soccorso, quando non è super intasato, funziona benissimo. Quindi è un ospedale veramente, si vede che io vengono alcuni clienti pure che lavorano all'interno dell'ospedale
all'interno dell'ospedale, e io so che comunque anche avendo avuto esperienze con l'ospedale, so che comunque si adoperano al massimo per la cittadinanza, però comunque raccoglie un bacino d'utenza enorme, per